Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. È probabile che sia stata una fuga di gas a provocare a Quarto d'Asti un'esplosione in una villetta, due ustionati, un uomo estratto vivo dalle macerie. 10, le squadre dei vigili del fuoco al lavoro, grave, un idraulico intervenuto per una verifica. Ancora una giovane vittima della strada in Piemonte, a Caselle si è schiantato con la sua auto contro un muro, il conducente, 18 anni, è morto carbonizzato, non aveva ancora la patente. Il Covid in Piemonte ristagna, ma i boom di quarte dosi, multe congelate per chi non si è immunizzato. L'ultimo invio riguardava 30.000 persone. Intanto il Ministero proroga l'obbligo di mascherine in ospedali e RSA. Emergenza, pronto soccorso in Piemonte. I sindacati hanno chiesto un incontro al governatore Cirio, serve un confronto. Ricerca di posti letto, incentivi ai medici e appello ai privati sarebbero le soluzioni presentate dalla Giunta. Spesa di Natale, pesano incertezza e inflazione. Secondo una ricerca di Confesercenti, il 47% dei piemontesi spenderà di meno per i regali quest'anno. TV scatta lo switch off, si ferma la trasmissione dei canali in bassa qualità. Chi già riceve i programmi Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD non deve fare nulla. Chi invece riceve solo i canali 502, 503 e vede nero il resto, potrà continuare a vedere i canali Rai solo comprando un nuovo TV o un decoder. Nasce Coltivato, festival tra scienza e divulgazione agricola, prima edizione nel 2023, l'obiettivo è parlare della vera agricoltura. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.